Radio Radicale, siamo in collegamento con Enrico Bertolino. Benvenuto sulle nostre frequenze, Enrico, innanzitutto. Buongiorno, buonasera a voi e a tutti quanti gli ascoltatori. Allora, qualche minuto fa hai fatto un tweet di solidarietà con la battaglia per la vita di Radio Radicale e hai scritto: una radio può avere tante forme, ma non conta come è fatta, conta quel che dice e come lo dice. Radio Radicale non solo si sente ma si ascolta, ma per poterlo fare deve restare accesa. Salviamo Radio Radicale. Hai postato una foto con una tua radio che è a forma di cassetta radio, della posta. Sì, perché le radio hanno delle forme bizzarre a volte dall'esterno, però molto spesso ci si sofferma sul contenitore e poco sul contenuto, e invece questa volta è ora di salvaguardare il contenuto. Ecco, allora Enrico, iniziamo un po' con il raccontare il tuo rapporto con Radio Radicale. Allora, io ascolto tutto. Sono un ascoltatore, a volte mi soffermo anche meditando su Radio Maria, per cui non ho grossi problemi di natura, di commestibilità radiofonica, però su Radio Radicale, particolarmente Bordin, me la rendeva affascinante, così come la rendevano affascinante alcune cronache dal Parlamento, piuttosto che dal Senato, piuttosto che le cronache, le dirette. E poi è il concetto di radicale che ho sempre apprezzato, nel senso la libertà nel fare le cose. Sono stato molto vicino a certi concetti di Pannella, ho trovato, e ti sto parlando di un'antichità radicale, che però io penso che abbia mantenuto una certa coerenza. Ecco, oggi è raro trovare la coerenza in giro, dato che è un valore fondante di quello che io faccio, dove la trovi l'ascolti. Ecco, queste parole sono molto importanti perché appunto tengono conto un po' della storia e del presente di Radio Radicale, perché il tuo tweet appunto e queste tue parole tengono conto di due dimensioni che spesso sono bistrattate all'interno del panorama informativo. Siamo immersi in una stringente contemporaneità e forse il ruolo di Radio Radicale, forse anche il ruolo che dà più fastidio alla società, perché è proprio quello. Esatto. Quando documenti qualcosa non c'è tanto spazio per le opinioni, c'è uno spazio anche per i fatti. Oggettivamente le opinioni sono fondamentali perché permettono il contraddittorio, però i fatti sono quelli che restano. Quando li documenti in maniera spietata, poi ovviamente arriva un punto che dai fastidio, e dare fastidio però non si deve tramutare nella censura, si deve tramutare nel confronto. Questo almeno io l'ho sempre vissuto così, dato che io stesso ho cercato a volte di dare fastidio con la satira, e la situazione poi è evidente, come succede che ti, con mille modi diversi, ti dicono che una cosa non va detta, non va fatta. Per me va detta e va fatta e poi va contestata. Ecco Enrico, cosa ti spaventa di più di questi tempi che viviamo? Ma devo dire che io non mi spavento quasi mai, perché ne ho viste di tutti i colori, passata dal ventennio precedente, quelle che, avendo una certa età purtroppo, devo dire che quando ne vedi tante, quello che mi preoccupa più che altro, che mi lascia a volte anche esterrefatto, è questa modalità che è la memoria del pesce rosso che abbiamo in questo paese. Cioè, noi siamo dentro in questa bolla che giriamo e non vediamo fuori, e vediamo delle realtà dilatate, accettiamo e poi ci dimentichiamo cose in tempo reale, che sono ad esempio fondamentali come le conquiste. Cioè, oggi si rimettono in discussione delle conquiste, peraltro dove il Partito Radicale è sempre stato molto presente, e come se fosse facile, come se fosse nulla rimettere in discussione il lavoro fatto in decine di anni. E questa cosa qua io trovo che la popolazione, la gente, come oggi viene si usa chiamare la gente, ma secondo me è popolo prima che essere gente, non dovrebbe metabolizzarla, perché a furia di metabolizzare poi le cose si incancreniscono e si generano dei sistemi cellulari negativi. Bene, allora noi non possiamo far altro che ringraziare ancora una volta Enrico Bertolino per la sua vicinanza. Io che ringrazio voi, ragazzi, cercate di stare allerta e continuate ad esserci. Almeno noi, per quello che possiamo fare, ho visto Saviano, ho visto tante altre persone anche più famose schierarsi, il sindaco Sala, che conosco personalmente, essere una persona che vi ascolta con attenzione. Per cui non mollate assolutamente il colpo, e noi da parte nostra facciamo quello che possiamo. Ora, se i social hanno un'utilità, è quella di fare da cassa di risonanza anche delle cose giuste, per cui cerchiamo di farlo. Grazie ancora ad Enrico Grazie Bertolino a e a presto risentirci. Grazie a voi, ciao ciao.